Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ich sehe la Voce d'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Oggi ospite della nostra trasmissione Manfredi Vinas de Regni. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Manfredi. Buonasera Dario, buonasera a tutti, ciao. Ecco, Manfredi Vinas de Regni, credo che uno dei segnali che ci fa comprendere che la passione per la radio è ancora molto viva qui da noi in Italia sono innanzitutto la presenza in calendario di numerose fiere dedicate all'elettronica, ai radioamatori e cose del genere, ma anche e soprattutto l'uscita dell'editoria specializzata, no? Di libri specializzati sia per radioamatori, per elettronica, libri che parlano di radioascolto. E tu, diciamo che in questo caso, in questo senso, hai fatto storia, perché nel passato hai scritto già numerosi libri. Io ricordo ai nostri ascoltatori, hai scritto dei libri per l'Oscar Mondadori, I segreti della radio, alcuni libri che invece si occupavano di banda cittadina, di CB, eravamo agli albori. Però diciamo in questi giorni tu vieni di nuovo alla ribalta dell'editoria specializzata, perché hai scritto il nuovo libro. Ce ne vuoi parlare? Sì, certo, guarda, è un glossaretto, ed è proprio quello che stavi raccontando prima, cioè nel 1970, quindi siamo più di 50 anni fa, ho scritto I segreti della radio e in appendice avevo fatto un piccolo elenco di voci strane, eccetera, eccetera. Poi ho fatto il libro sulla CB e anche lì in appendice avevo messo un po' di dizionarietto sulla CB, eccetera. Insomma, alla fine, in quest'ultimo periodo, con degli amici di Udine, radioamatori della sezione di Udine, loro hanno un bellissimo file su internet con tutte le voci, diciamo il dizionario della radio e del radioamatore. Allora abbiamo accorpato tutto e alla fine è venuto fuori una roba cartacea, che è questo glossario del radioamatore, che è stato edito dalla Sandit di Bergamo. Diciamo, la Sandit è una casa editrice molto specializzata nel campo delle radiocomunicazioni per gli appassionati della radio, dei radioamatori e cose del genere, che ha una collana molto estesa, no? Ricca di titoli. E anche, credo, proprio non è il primo libro che scrivi per la Sandit, o mi sbaglio? No, ne ho fatti, credo che siamo già a quota 4 o 5 con loro, poi ce ne sono un'altra decina con altri vari editori. Insomma, alla fine l'altro giorno guardavo un libro, c'è uno sfilzo di libri, tante cose me ne sono dimenticate, non me ne ricordo più neanche io. Ogni tanto vado a ripescarle sui libri. Ed è, diciamo, ricordiamo che chiaramente, soprattutto
soprattutto la Sandit ha una forte presenza durante le fiere che appunto si tengono in tutta Italia. Immagino che questa tua pubblicazione voglia fare un po' di chiarezza per quel famoso gergo che si usa nel mondo dei radioamatori, sa, l'uso del codice Q oppure di altri acronimi, che poi non è un gergo solamente dei radioamatori ma anche nelle radiocomunicazioni ufficiali, no? Vengono utilizzati il codice Q o altre abbreviazioni. Ci spieghi un po' com'è la situazione, che poi non ci si capisce nulla? Sì, la questione è un po' complessa, però c'è il codice Q, che è quello del nostro, diciamo, dei radioamatori, poi c'è il codice 10, poi ci sono tanti altri codici, codici delle telecomunicazioni. Io avrei voluto mettere tutto all'interno, ma alla fine diventa una roba, un librone incredibile, per cui l'idea forse giusta che ha avuto l'editore, che è, diciamo, un piccolo badecker, un piccolo librettino da tenere sul tavolo della stazione, e se mi capita che mi dicono una cosa strana o di leggere un'altra cosa strana che non so, vado a vedere le cose più importanti. E quindi è venuto fuori una specie di piccolo badecker, quindi anche non con tantissime pagine, non è un vero e proprio enciclopedia o dizionario, che però è veloce, lo tieni sul tavolo, vai a sfogliare. Potresti andare anche su internet a cercare le parole, però diventa una roba molto più complessa. Lì è cartaceo, giri pagina, vai in ordine alfabetico, la parola che non conosci, che non capisci o che non sai, te la vedi e la cosa. Correggimi se sbaglio, ma alla fine, ecco, in considerazione del fatto che credo che siano già oltre 15 anni che, per esempio, da bordo delle navi è sparita la figura del marconista, perché oramai c'è la radionavigazione via satellite e cose del genere, che non richiede più una figura così specializzata come il marconista. Alla fine parlare di questi termini che sono relegati all'uso prettamente radioamatoriale finisce per essere un'operazione storica, per dire: guardate che noi nel passato usavamo questi codici. Assolutamente sì, assolutamente sì. E quella è una cosa un po' triste con la storia del marconista. C'è ancora tante navi che li hanno ancora a bordo, però poi è tutto un discorso fatto via satellite, per cui non c'è praticamente neanche bisogno che ci sia, però ci sono, per fortuna, grazie a Dio. E invece il discorso dei nostri codici è una roba incredibile. Io mi ricordo quando ero ragazzino che mi dicevano 73, dicevo, cos'è 73, sei lì, e dico, ma come, cari saluti, cioè una roba impressionante, sapere che quella sigla dietro il 73 c'è tutta un'emozione, c'è l'abbraccio, c'è gli amici che ci stringono le mani, c'è tutto detto con una sigla 73. Perché queste sigle sono state studiate apposta per i problemi delle trasmissioni, delle interferenze delle onde radio, per cui tu senti 73, ecco, capisci che è un 73, per dire. E questa cosa mi aveva veramente emozionato, mi ricordo, e quindi adesso mi dispiace che queste cose piano piano vadano scomparendo. Vabbè. Ecco, allora a questo punto, se sei d'accordo, facciamo una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata. Sì, certo. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Manfredi Vinassa de Regni. Stiamo parlando della sua ultima pubblicazione dal titolo Glossario per radioamatori. Ecco, io vorrei esordire, prima di passarti di nuovo la parola, con il codice ICAO, no? Credo che si chiami quando si comincia a fare lo spelling con delle parole che possono apparire apparentemente enigmatiche. Per esempio, ti posso fare lo spelling di Radio Magazine, che è Romeo Alfa Delta India Oscar Mike Alfa Golf Alfa Zulu India November Echo. Ecco, questo era il codice ICAO, che credo effettivamente sia ancora in uso, no? Come no, certo, ICAO è importantissimo, è praticamente la stessa cosa, diciamo, verbale, equiparata al codice Morse, tre punti e la S, e invece la S è Sierra ICAO, è la stessa cosa, cioè utilizzare delle parole o dei segnali
che significano, con la letterina, quindi la S dei tre punti è la Sierra del nostro codice ICAO, che quello soprattutto è stato inventato, credo, soprattutto per le comunicazioni aeronautiche. Ecco. Ecco, questo per esempio è un aneddoto che io non conoscevo, perché io non sono radioamatore, pur avendo, diciamo, un titolo, però non ho mai chiesto l'iscrizione, la patente di radioamatore. Ecco, vorrei a questo punto con te aprire un attimo una parentesi, perché penso che ti farà anche piacere, perché chiaramente questo è l'anno per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Guglielmo Marconi, nonché ad ottobre avremo l'anniversario per i 100 anni della radio italiana. Ecco, chiaramente già ci sono stati diversi eventi, tu personalmente ne hai seguito anche a livello di cronaca, li hai seguito un po' questi eventi, credi che sia sufficiente quello che sia stato fatto? Ti saresti auspicato che si fosse stato fatto qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato programmato e fatto? Ma guarda, lì c'è questa la situazione un po' contorta, nel senso che per fortuna ci sono un sacco di manifestazioni dappertutto, contest, diplomi, c'è tante trasmissioni radiofoniche, televisione, ci sarà adesso poi uno sceneggiato con Corsi che farà la parte di Marconi, una roba bellissima, tantissime cose. Io qui in zona nostra, qui di Liguria, nel mio paesino dove sono, avevamo cercato di organizzare delle cose, poi abbiamo avuto un po' di problemi, sai, ogni tanto si litiga anche, perché a me dispiace molto, perché qui lui proprio, Guglielmo Marconi aveva fatto un esperimento a Sestri Levante, dove abita, in cui aveva preso il suo buon comandante del suo yacht, un mega yacht bellissimo, aveva affacciato tutta la nave, che è l'Elettra, la famosa Elettra, con dei lenzuoli, con delle tele, per cui il povero comandante, che era il comandante Stagnaro, quindi Sestri Levante, non vedeva un tubazzo, non sapeva dove andare, e poi lui aveva messo qui sulla torre Marconi, qui a Sestri Levante, un radiofaro, microonde, che trasmetteva il segnale, diciamo, Sestri Levante. A Santa Margherita aveva messo un altro radiofaro nell'hotel dove lui alloggiava e trasmetteva un altro segnale. E lo Stagnaro con un'antenna, girava l'antenna al massimo segnale verso Sestri, poi girava l'antenna al massimo segnale verso Santa Margherita, aveva la carta nautica, tracciava i punti delle linee da dove arrivava col goniometro e vedeva dove era la sua barca, e lì ha inventato la radionavigazione, quindi è stata un'uomo geniale. Addirittura poi aveva fatto mettere delle boe nel porto qui di Sestri, e il comandante, senza vedere nulla, sempre accecato, è riuscito a navigare solo con i segnali radiofonici, guardando sulla mappa e passare in mezzo alle boe. Quindi questa qui per Sestri è stata un'uomo incredibile, diciamo, la famosa radionavigazione alla cieca, no? Di cui si è parlato molto in questi giorni. Poi l'altra cosa invece molto bella e secondo me premiante nel nostro mondo dei radioamatori è che l'ARI ha ristampato il numero che avevamo fatto esattamente 50 anni fa per i 100 anni in onore di Marconi. È vecchio libretto, proprio il vecchio giornaletto che mi ricordo l'avevo fatto io con Nero Neri tanti anni fa, e l'hanno ristribuito, l'hanno fatto ristampare così, tel quel, perché quando ci sono stati 100 anni avevamo raccontato sul libretto tante informazioni su Guglielmo, sulla sua vita, sulle sue scoperte, che sono ovviamente tuttora attuali anche per i 150. E questa è un'altra bella cosa. E questo infatti io lo ricordavo questo episodio, perché tu ne hai fatto un post che è girato un po' fra tutti i gruppi dedicati al radiantismo su Facebook. Io mi ricordo di aver visto anche questo post di questa famosa copertina pubblicata da Radio Rivista, no? Dell'ARI. Ecco, io non voglio evitare di innescare delle polemiche, però probabilmente, forse in considerazione del fatto che l'Associazione Radioamatori Italiani viene considerata come ente morale, forse ci sarebbe potuto essere un maggiore coinvolgimento nelle celebrazioni anche da parte del comitato ministeriale, no?
Assolutamente sì, devo dire che hai ragione, perfettamente ragione. Per quanto riguarda invece le sezioni, in associazione, no? L'associazione veramente in tutta Italia si è stata da fare da matti, è organizzato un sacco di eventi, un sacco di manifestazioni. Ecco, infatti poi non essendoci questo, però devo dire che essendo obiettivo, visto che ci sono state diverse manifestazioni collaterali, per esempio durante la fiera di Montechiari sono state fatte molte cose anche da parte dell'associazione Radio d'Epoca, no? Che hanno curato l'aspetto delle celebrazioni marconiane. Certo che sì, l'unica forse cosa negativa è che nessuno ha pensato di fare una specie di ente o un gruppo che cercava di mettere ordine, perché poi si sovrapponevano le cose e si sovrappongono tuttora. Oggi c'è una manifestazione qui, di là c'è un'altra in un altro posto, cioè è un po' è venuto fuori una specie di rebelotto, di risotto di manifestazione. Ecco, quelle erano tutte organizzate per tutto l'anno. Vabbè. Ecco, giusto per chiudere, perché siamo in dirittura d'arrivo, all'inizio ho detto la vitalità che c'è sia per l'editoria specializzata che per le fiere dimostrano che effettivamente c'è ancora molto interesse intorno al discorso della radio. Ecco, tu fra le varie fiere, capisco che me l'hai detto in passato, ahimè hai avuto anche qualche problema di salute e siamo tutti e due un po' avanti, no, con l'età, ma tu nel passato, ora hai ancora, diciamo, la passione di seguire qualche fiera, quella che ti è piaciuta di più, che ti piace, che segui abitualmente? Assolutamente quella di Montichiari, che migliore. Poi ne avevamo fatte anche qui nel Tigullio in passato e adesso cerchiamo di rifare qualcosa, c'è anche a Genova qualche cosina, però ahimè si fanno fatica perché sta cambiando tutto. Va benissimo, allora dall'altro capo del telefono Manfredi Vinassa De Regni, grazie per essere stato nostro ospite, a risentirci. Saluti a tutti, buona giornata. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. Arrestato l'hacker più ricercato d'Europa, ha 27 anni e ha ricattato 33.000 vittime, rubando loro i dati delle sedute di psicoterapia, alcune delle quali poi suicidatesi. Julius Kivimäki, finlandese classe 97, era già stato condannato per aver messo a segno oltre 50.000 reati informatici a soli 17 anni. Inviava mail ai pazienti del centro Vastaamo chiedendo 200 euro, ma i dati erano già stati divulgati nel dark web. Di salute mentale si parla sempre più spesso. I dati che vengono raccolti dai terapeuti indagano le pieghe più profonde dell'animo umano. Traumi, segreti, paure inconfessabili. Julius Kivimäki, ventenne cybercriminale finlandese già noto alle autorità, ha deciso di impossessarsi di questi dati per ricattare 33.000 pazienti del Vastaamo, un centro privato finlandese specializzato in assistenza psicologica. Per mettere in atto le sue estorsioni inviava una mail alle vittime in cui, in cambio della non divulgazione online delle sedute di analisi, chiedeva il versamento di una somma di denaro entro 24 ore. Da qui è nato il più grande processo a carico di un criminale informatico e che si è concluso con la sua condanna a 6 anni e 3 mesi. Uno degli avvocati che rappresenta alcune delle vittime ha confessato alla BBC che in certi casi si tratta in realtà di parenti di persone che, dopo essere stati raggiunti dalla mail di Kivimäki e aver appreso che i propri dati erano stati divulgati online, si sono tolte la vita. Gli investigatori sono stati quasi 2 anni sulle sue tracce, fino ad emettere un'allerta europea e facendolo diventare uno dei criminali più ricercati del continente, con oltre 200 agenti coinvolti nel caso. Quando sembrava impossibile individuarlo, è stato rintracciato quasi per sbaglio a febbraio, quando la polizia di Parigi è andata nel suo appartamento dopo aver ricevuto una chiamata per disturbo domestico fittizia. Così hanno scoperto che Kivimäki era in possesso di documenti di identità falsi. Dopo la sua tempestiva estradizione in Finlandia, è iniziato il maxi processo che farà da precedente per i prossimi casi di reati informatici. A sconvolgere ulteriormente i suoi concittadini è stato l'atteggiamento di Kivimäki una volta chiamato alla sbarra a rispondere alle accuse. È infatti apparso sin da subito freddo, animato da una calma indifferente nei confronti delle vittime e della gravità di quanto commesso. I giudici hanno emesso il verdetto ritenendolo colpevole di tutti i capi di imputazione. Secondo la corte, Kivimäki è colpevole di oltre 30.000 crimini, tanti quante sono le vittime. È stato accusato di violazione di dati aggravata, tentato ricatto aggravato, diffusione aggravata di informazioni lesive della vita privata, 20.745 tentativi di ricatto aggravato e 20 ricatti aggravati portati a termine. La pena comminata dalla corte è di 6 anni e 3 mesi di carcere, anche se si teme che ne sconterà solo la metà visti i limiti del sistema giudiziario finlandese.
Ancora truffe online scoperti negli USA, decine di quadri falsi sul web grazie all'IA, un Monet da circa 560.000 euro e un Renoir da più di 150.000 euro. Sono solo due dei 40 quadri d'autore offerti su eBay e rivelatisi falsi grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale. La scoperta, riporta il Guardian, è stata fatta dalla specialista nell'autenticazione di opere d'arte Karina Popovici. L'esperta, che è anche cofondatrice e amministratore delegato della startup di Zurigo Art Recognition, ha spiegato di aver applicato la tecnologia all'avanguardia dell'AI alle immagini pubblicizzate sulla piattaforma online, dicendo di essere rimasta scioccata nello scoprire che molte opere avevano un'alta probabilità di non essere autentiche. Finora la Popovici ha individuato 40 quadri falsi, ma questo è solo l'inizio. L'algoritmo li ha identificati tutti come falsi. Ad esempio, i dipinti identificati come falsi includono uno intitolato Foresta con un ruscello, offerto come un Monet al prezzo di $599.000, €457.000, e uno pubblicizzato come un Renoir, offerto a $165.000, €153.000. L'annuncio del Renoir è stato rimosso dopo che il Guardian ha contattato il venditore basato in Florida. Quest'ultimo ha affermato al quotidiano britannico di non vendere opere d'arte false. Il venditore del Monet, basato in Ohio, non ha risposto al Guardian. Da parte sua, eBay ha dichiarato al giornale che la vendita di articoli contraffatti è severamente vietata sul sito. Insomma, un po' come il film di Totò che vuole vendere la Fontana di Trevi, ma ora va tutto online. La Commissione Europea ha inviato a X una richiesta di informazioni ai sensi della legge sui servizi digitali, DSA. La richiesta mira a ottenere maggiori dettagli sulle attività e sulle risorse di X per la moderazione dei contenuti. Sulla valutazione dei rischi condotta da X in relazione all'implementazione di strumenti di IA generativa nell'UE e su altre aree coperte dal procedimento in corso, e quanto rende noto l'esecutivo europeo. In particolare, la Commissione chiede a X di fornire informazioni dettagliate e documenti interni sulle sue risorse di moderazione dei contenuti alla luce della sua ultima relazione sulla trasparenza nell'ambito della DSA, che ha rivelato che X ha ridotto il suo team di moderatori di contenuti di quasi il 20% dalla precedente relazione dell'ottobre 2023, riducendo la copertura linguistica all'interno dell'Unione Europea da 11 a 7 lingue dell'UE. La Commissione sta inoltre cercando di ottenere ulteriori dettagli sulle valutazioni dei rischi e sulle misure di mitigazione legate all'impatto degli strumenti di IA generativa sui processi elettorali, sulla diffusione di contenuti illegali e sulla protezione dei diritti fondamentali. Bitcoin, il nonno di tutte le criptovalute, ha elaborato 1 miliardo di transazioni secondo una popolare dashboard che tiene traccia dell'attività della rete. Ora, potrebbe sembrare impressionante, ma ci sono voluti più di 15 anni perché la moneta digitale arrivasse fin lì, da quando Satoshi Nakamoto ha dato il via alle cose nel 2009 e le transazioni con carta di credito solo negli Stati Uniti ammontano a decine di miliardi all'anno. Tuttavia, questo tipo di longevità è parte del motivo per cui i sostenitori del Bitcoin sostengono che siano diversi da tutte le altre criptovalute. E non importa quanto spesso le criptovalute vengano dichiarate morte, Bitcoin sembra resistere e persino crescere. Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.